qua ci deve dire. No, anzi, a Remnant è più di una settimana ora che ci penso. Settimana tondata. Ma comunque, torniamo al labirinto qua perché è zoom out. Comunque, e mi fa eco. Allora, ingresso fratturato. Manco mi sto ricordando dove eravamo arrivati la scorsa volta. Va bene. Stavolta dobbiamo entrare e entrare nel secondo, cioè salire e entrare nel secondo portale. Va bene. Ok, ci siamo. Fatemi ricordare una cosa. Ok. Mi sembrava di sentirlo piano. Va bene, possibilmente non ci si deve andare. Che sembra mezzo attivo. No? Di qua sì. E di qua che gli sono andato. Buongiorno! Carburante per razzi. Per offrire una botta di velocità e potenza. Dove siamo andati a finire? Il bosco proibito. Adesso c'è la mappa che ce lo dice direttamente, però. Yaesha! Non so da un mezzo, ma di che non tengo, sto nuovo non lo so. Wow, che posto è questo? Ma che? Un Toxoltec. Era da moltissimo tempo che gli stranieri tra i Pan non si facevano vedere su Yesha. La pestilenza si sta impossessando di me. O forse fa semplicemente parte di quello che sono. Ma lo schifo che c'era con i Root. È passato così tanto tempo. Non fa molta differenza. Ma un Paxoltec, come ha fatto ad arrivare fin qui? Un cristallo rosso. Li ho visti nel mio sonno irrequieto. La pestilenza ci pensa spesso, specialmente alle pietre della terra dei Paxoltec. Sono Videl dei Vond. Quando questo mondo era giovane, i Pan hanno reso servizio al verde. Ora il Pan tradisce il mondo. Il flauto? E il mondo, il lupo, tradisce il Pan. Il lupo. Il predone, Viagat dei Pan e corruttore della cerva. Il lupo dalla caccia a tutto, eppure se stesso non viene cacciato. La vergogna di tutti i Pan. Una volta parte dell'equilibrio. Il predone immortale ha ripudiato questo mondo
e ha giurato fedeltà alla pestilenza che distrugge tutti i mondi. Nella cerva rossa che ha tenuto sotto controllo il Bredone per molto tempo, non si vede da secoli, per salvare la propria vita e quella del mondo, il Paxultec deve cacciare il Bredone ed eliminarlo. Questo è bellissimo. Assassinare la bestia dello spirito immortale. Cosa potrebbe andare mai? Troverò questa bestia e forse anche la... No, vabbè. Tutto. Non sono stato abbastanza chiaro. Questa bestia ha giurato fedeltà al nemico di tutto ciò che vive. La bestia non è sola. Io sono pure vivo, eh. I Leimir si sono offerti al suo servizio. E quando? Un tempo servi dell'Imperatrice Eterna. Molti Leimir sono stati sedotti dalla lingua insanguinata del Bredone. Il Paxultec deve fare attenzione. Combatteranno fino all'ultimo respiro della bestia. Segui dei guerrieri fanatici, stanno sempre. Posso assicurare al Paxultec che non sarà niente del genere. Uno scambio? Forse. Il denaro non mi è molto utile, per ovvie ragioni. Ma altri potrebbero trovare valore in quello che il Paxultec potrebbe lasciarsi alle spalle. Il Paxultec può prendere ciò che vuole, ma deve lasciare qualcosa di pari valore. Un sacrificio per l'equilibrio. E un dono a Ipan. Allora. Robe vincolante. Senti, lasciamo stare. Questo si dimostri un fedele compagno del Paxultec, tanto quanto lo è stato per me. E spero che il piccolo sacrificio del Paxultec possa far increspare la sorgente. Aspetta, stai calmo. Fammi andare, poi vediamo. Perché non ho scarto. Maledizione. Sono rotto o sbaglio? Sì, sono rotto. Sono arrivati tutti, lo dicevo io. Che sta pestilenza voleva la cosa dei root. Eccia! Ci vediamo di nuovo, eh? Cavolo! È finita davvero! Non scoppiano. E allora? Esce in base il mio schifo di cane. Yeah.
Scoppiano da solo, non ho bisogno di sprecare munizioni, vabbè. Ho un bondo caratteristica, wow! Look at the dance. Oh, ma ce la finisci? Ma io sto cercando un attimo di controllare quello che c'è qua. Vedi, vedi, vedi. Fammi scendere. E là si torna indietro, però prima voglio andare a controllare. No, non si torna indietro, aspetta un secondo. E che dico stupidaggini. Belleità! Ora c'è la missione contro il Predator. Come... Vabbè che poi l'hanno tolta. Un Wildlands. Ecco perché l'hanno tolta da modo di avventura. Che non volevo far vedere che cosa succedeva dopo. Secondo ma... C'è scritto niente qua, no. Andiamo avanti, usciamo di qua. No. Una camicia di trappolo. Una bomba a trappolo. Perché è uscito io invece? Oh merda! Che è rinato, merda, non è successo niente, non è successo niente, mamma mia, Gigan, sei tutto Gigan. Non adesso.
E vieni qua, dai! Devo schivare di lato, bestia. Grande cagnolino. Finito le munizioni. Almeno è finita. Ok. Vediamo che c'è qui dentro. Allora, dobbiamo portare scarti, pistole in assenza della luna di sangue. A posto siamo. Andiamo un attimo indietro. Qui non c'è niente, vero? Ok. Devo vedere un attimo in questa zona qui. Queste due zone rosse. Se abbiamo potuto lasciare qualcosa oppure no. Vediamo di qua in fondo a destra. E qua cosa c'è? Niente. Ah sì, colpisci di qua.
Ok. Allora, che siamo qua? Andiamo a destra. Dritto o a destra? Sì, vabbè. Devi andare assolutamente dritto. Io passo il tempo a sparare quei cosi, ma so che non sto facendo niente di utile. Oh, e riposa. Prendi il checkpoint. Gli intrugli sono un tipo speciale di consumabile. Rompiscono un buff a lungo termine per sempre. Ah, ok. Niente di simile. Facciamo una stupidaggine. La cosa più inutile del mondo, ma io l'ho fatta. Qual è sta roba? Di tutte che ci sono venute quelle cose volanti che c'erano prima. Ok. Ok. Aspetta un secondo. Niente discesa rapida, vabbè. Arriva. Ah, vabbè, fermo. Ok. Arriva. Perché non gli sto sparando. Oh, ma che schifo è? Si mette male.
stai muto, sta. Perché me lo dai ancora rosso? Ok. Di qua non mi posso arrampicare, vabbè. Ok, non mi ero proprio accorto di questa strada. Grande. Qui la si scende. E qua si va. Aspetta un secondo. Si gira, si esplora, si finisce in malora. Devo stare attento a dove cammino, che me ne sono accorto quasi troppo tardi. Aspetta un secondo. Yeah.
Andiamo avanti. Willa. Sta facendo un giro assurdo. Ok, di qua no. Mamma mia. A dovermi muovere in questi spazi stretti e fare tutti questi micro... spostamenti, ma la testa mi sta facendo male. Allora, vedi che abbiamo fatto tutto il giro? Grande. Di lì sotto c'era qualcosa. Davvero, che se c'è lì sotto? Senti, lo vedremo, dai. Dove è sta zona? Ah, l'avevo vista un attimo fa. Aspetta. Quindi si deve arrivare forse dall'altro lato. Aspetta un secondo. E allora ho visto di soletta che ci si lanciava di sotto alla... D'è qua. È crepato male il cane. Non si vede da nessuna parte, vabbè. Possiamo tornare indietro? Posto si sta portando il cervelletto. Allora, di qua è chiusa la strada, di qua a destra. Ah no, invece
Ok, così noi stiamo lasciando una parte inesplorata. Quello che interessa a me. Scusate, controllavo. Allo. Allora. Ah, mi prego. Ma pareva un mostro appoggiato. Di qua non c'è niente. Là c'è l'ingresso. C'è un checkpoint, ma vedete di qua. Di qua non ci sta niente, che bello. Perdere tempo così, mi gusta, è qualcosa di... È fantastico su... Vediamo cosa c'è qui. Ci sarà un boss, un the boss. Matrix! Senti come gira pure. Hai mangiato pesante? Questo l'ha battuto con un... Amine.
Scheggia d'anima. Non c'è spazio. Non può entrare. O forse sì? Non posso portare altro. Non credo proprio. Meno male che c'è la mappa che non si fa questa volta. A questo modo. Va bien. Direi che al prossimo cioè torniamo a World. Vediamo che cosa abbiamo sbloccato. E per oggi mi sento soddisfatto. Andrebbe esserci Ma che Kaiser! Io che volevo chiuderla in velocità. Vabbè, anche sono qui. Guarda se c'è qualcosa, no. Vabbè.
Vabbè, dobbiamo tornare. Non continuare quasi, questo è bello. Però per oggi vorrei anche fermarmi. Credo che saremmo dovuti arrivare forse dall'altro lato. Credo che l'uscita da un dungeon ci abbia fatto trovare non mi viene. È un checkpoint. Può capitare. Ancora tu. Che cos'hai? Quel che non è c'è scente che prova a 20 danni che può esplodere. Ok, voglio questo. Voglio mangiare questo. Vattene viandante, ho da fare. Vediamo se possiamo potenziare le armi. Come va? No, mi fa migliorare l'armatura lui. Cura di te. La prossima volta utilizzeremo questa. Abbiamo ancora sbloccato le vocazioni. Va bene, dai. Già l'ho ricaricata, eh? Ah, l'hai recuperata subito. Credi di non causare problemi. Ricorda. Le scelte che fai là fuori. Scusate, l'allergia. E invece mi ha fatto parlare con lui. Allora, cosa abbiamo sbloccato? Se veniva lista, quindi abbiamo già il vigore e la robustezza al massimo. Vedremo. Allora, fanno delle caratteristiche, mi era qualsiasi caratteristica a 10. Va bene, basta, passiamo qua, così salviamo la partita, ci salutiamo, alla prossima, ciao ciao.